per una cosa che io stesso, in primis, non ho scoperto proprio all'inizio di Android, è una cosa che ho scoperto successivamente, con un po' di rammarico, perché pensavo che fosse un meccanismo automatico, invece non lo è. Siete sicuri di aver cancellato la vostra applicazione? Io dico di no. Facciamo un esempio. Io ad esempio avevo installato tempo fa l'applicazione Castle Clash, tanto per provarla, per vedere com'era. Tuttavia, in questo momento non ce l'ho più nel menu, come potete vedere. Castle Clash non esiste. Ma se io apro zarchiver, quindi il gestore di file, il mio preferito tra l'altro, e vado sulla cartella Android OB, troverò tuttavia, anche se Castle Clash è stato cancellato, la cartella com igg Castle Clash. E se vado a chiedere al programma quanto spazio mi occupa questa cartella di un gioco che non esiste più, sarà in questo caso 42 MB. Ora, mettiamo caso che voi avete installato, non so, FIFA 15. Quello più o meno vi occuperà, anche se voi lo cancellate dalle applicazioni, un giga passato. E se non andate a cancellare da qua come sto facendo io, avrete inutile spazio usato sulla memoria del telefono. Ora, perché accade questo? I motivi possono essere tanti. Uno di questi perché ad esempio l'applicazione non è stata programmata per fare ciò, oppure perché l'applicazione non ha i permessi necessari, perché magari non avete i permessi root. Possono essere davvero tanti i motivi. Comunque era una cosa fondamentale da farvi vedere, perché in questa maniera tempo fa ho liberato davvero tantissima, tantissima memoria, ripensandoci anche altre applicazioni da andare a cancellare. Quindi se avete applicazioni che avete cancellato, però avete la memoria piena, andate a guardare su Android OB e capirete che c'è un piccolo problemino. Cancellandole si risolveranno. Se vi è piaciuto il video, un mi piace. Se avete domande o dubbi qui sotto nei commenti del video. Per questo video è tutto qui da Tuxun e alla prossima!